Mario Moretti Polegato, fondatore e proprietario del famoso marchio Geox, ha spiegato i segreti del suo successo agli studenti della London School of Economics nell'ambito della manifestazione Italian Symposium, organizzata dalla United Italian Society. Polegato è il classico self-made man che, come ha rivelato egli stesso, venne a Londra a 20 anni per fare il cameriere, ma che ha sempre fermamente creduto nella sua idea rivoluzionaria che lo ha portato ad essere a capo di una delle multinazionali più importanti del mondo, con un brevetto unico la cui genesi è stata descritta dallo stesso imprenditore agli studenti. Quando era giovane, in un viaggio in America, Polegato soffriva per il caldo e così un locale praticò due fuori nelle suole delle sue scarpe, regalandogli sollievo. La scarpa bucata era quella dei poveri, ha spiegato Polegato, ma tornato in Italia mi sono messo a cercare se qualche azienda aveva pensato di risolvere il problema della traspirazione. Con sua sorpresa, nessuno aveva mai rivolto l'attenzione a questo aspetto e così l'imprenditore ha deciso di svolgere delle ricerche che lo hanno portato fino alla NASA, dove ha trovato la membrana adatta per creare le prime scarpe traspiranti al mondo. Da un semplice buco praticato con un coltellino tascabile, Polegato oggi ha creato un'azienda con 30.000 dipendenti, con sedi in tutto il mondo e continue innovazioni, come la giacca traspirante, sempre grazie alle membrane forate. Progettare, brevettare e sperimentare il segreto di Geox, che ha propri laboratori e 600 laureati dipendenti solo in Italia. Se prima il nostro paese esportava manifattura di pregio, oggi è il momento di esportare progetti e brevetti, ha affermato il presidente di Geox nella sua visione imprenditoriale. Gli italiani hanno la migliore creatività del mondo, dice Polegato, ma quello che manca è la capacità di gestire questa creatività. Nel nostro paese non viene spiegato cosa significa innovare. Bisogna unire creatività, brevetti e sperimentazione, perché la creatività è il petrolio dell'Italia, ma non viene sfruttata, tanto che i giovani scappano dal paese perché non trovano il sostegno delle loro idee. Ai giovani, però, Polegato ha ricordato che la proprietà intellettuale va rispettata anche per i dipendenti e li ha invitati a farla rispettare nelle aziende, perché, cosa che non viene spiegata in Italia, se un lavoratore effettua una modifica significativa per migliorare la produzione, ha il diritto a quella proprietà individuale. Se non si riesce a essere imprenditori, quindi, afferma Polegato, si può essere imprenditori di se stessi e far rispettare le proprie idee anche in azienda. Daniele Pace per Italy Today UK.